I tuoi amici sono spacciati. Te l'ha detto, Flash. Quindi o ti svegli e ci dai una mano a prenderli a calci. Oppure ti levi dal cazzo. Vostra Altezza. È ancora lì da qualche parte. Non importa cosa gli abbia fatto Brainiac, posso ancora salvare. Nuovi ordini, Task Force X. Il mio convoglio è bloccato sulla strada per la sala della giustizia. Dovete intervenire subito. Sto cazzo. Ci butti un'atomica sulla testa e noi dovremmo correre a salvarti? I miei parametri vitali sono collegati alle vostre bombe ai naniti. Muoio io, morite voi. Ora muovetevi. Basso, chiudo. Maledetta schifosa. Salva il boss. Ragazzi, passiamo nei panni di King Shark, che mi ha dato un momento di erezione notevole. Vorrei condurci coraggiosamente al suo salvataggio. Vieni, vieni. Che poi comunque l'anello è finito in mare, eh? Cioè non è che è andato distrutto, quindi... Volendo, chi più di uno squalo potrebbe andarlo a recuperare? Però è stato un momento clamoroso, ragazzi. Cioè, ma che roba. E poi, se ci pensate, ognuno di noi ha preso... Oddio, sta succedendo il casino. Arrivo, arrivo, arrivo. Se li stanno ammazzando. La troia, raga, cosa succede? Oh. Presto, dove... Trovata Waller, raggiungiamola. Rianima addirittura. Impossibile, è troppo malvagia per morire. È vero. Vabbè ragazzi, niente, saluti, tutti hanno preso dei poteri, no? Dalla Justice League, da... E tu, non t'avevo visto, scusa. Allora, proviamo un attimo una cosa, ragazzi, a dargli fuoco. Non ha cambiato assolutamente nulla, a parte qualche dannetto. Preparatevi, sta per esplodere. Ti faccio un suplex, boom! Ah, ecco perché mi hai dato King Shark, eh? Mazza, l'ho pulito, ma che... Salviamo Waller, operiamo con lei. No, no, salviamo Waller, dai. No, ma dicevo, tutti ognuno ha preso dei poteri. Tanto King Shark ha preso la bombetta dell'enigmista. Credo. Troppo. Siete stati doppiamente fortunati oggi. Date una ripulita. Dateci strada per tornare. Uccidete. Che è? Ah, questi sono quelli potenziati da Flash. Non mi ricordo che c'avevano questi, raga. Sono qualche cazzo, ma non me lo ricordo. Quindi gli do fuoco e via. Non so, ragazzi, se è la scelta giusta questa, eh. Cioè, quella del fuoco, intendo. Però è stato fighissimo. C'è un fanservice da paura. Cioè, lo squalo lanterna verde è stato clamoroso. È stato davvero clamoroso. Che mi manca? Un nanito. Sì, sono mancato davvero poco. Mandò una cosetta per salvare le chiappe a tutti. Anna, manna. Non pensate di mettere le mani sulla cintura prima di avermi recuperato? Oh, stai? Ma certo che... No. No. Stato fighissimo, ragazzi. Devo dire, mi sta piacendo un botto... Cioè, è veramente un peccato che l'abbiano messo, perché poi magari vedete le missioni secondarie che non esistono, appunto, su quelle cose lì. Sono un po' tutto uguali, si fa sempre la stessa roba. Infatti non so come può essere l'endgame di questo gioco, però, cioè, a livello di storia potranno fare una roba veramente... ...di essere uno squalo attrezzato. Bello. Finalmente un fucile d'assalto di un certo tipo. Quest'arma può danneggiare gli sciacalli e bombardieri attraverso i loro scudi. È perché, sapete, alcune armi leggendarie... E non workano perché c'hanno sempre, vedete, quel perk lì che puzza. Abbiamo sostanzialmente molto da imparare l'uno dall'altro. Invece questo sembra buono. Si è rotta una gamba, signora. Scusa il ritardo, c'era un po' di traffico a causa di un fottutissimo attacco nucleare. Stronza, aggiungerei. Sei messa male. È andata, Waller.
Quindi annulli le sentenze o preferisci tipo organizzare una cerimonia? Task for sex! Portatemi alla sala della giustizia. Gizmo, aiutaci! Una richiesta coraggiosa per essere una traditrice. Ci siamo già passati. Siete solo beni di consumo. Lo siete sempre stati. Siamo beni di consumo, con dei sentimenti! Discutetene tra voi più tardi. Gizmo! Gizmo, mi ricevi? Ci sono! No. Ti mando qualcosa di speciale! Bello! Waller? Ciao, bellezza! Mi sa che Mandy è andata. Addio splendore. Oh, rispetto per le donne, Superman. L'occhio che lei ha fabbricato, esatto. Lo scudo con la criptonite. Forse l'atomica era meglio. Era ora che vedessi le cose dalla mia prospettiva. E Boomer dove cazzo è andato? Tranquilli. Tornerà indietro. Sta a workare quella criptonite, eh? Secondo me gliela rubiamo. Gli rubiamo lo scudo. Andate, guido io. Sì, senza un piede. Elimineremo tutto quello che si mette in mezzo. E se ne usciremo vivi, potrai tradirci ancora. Semplicemente ridicolo. Oh, sono scioccata. E Superman sta distruggendo la città. Abbiamo anche finito i gelati. Ho il dito sui vostri grilletti ora. Letteralmente. Ma che tavi con noi? Collati a questo punto ed eliminate qualsiasi cosa mi ostacoli. Ma cioè, ma Waller comunque non capisce che dovrebbe quantomeno. Riguardo la battaglia, avevo consigliato di aspettare con Superman, di non schierarlo subito. Diana è un'arma utile. Entrambi. Perché farli distruggere? Se i Brainiac arrivano alla posizione di Wonder per tagliare la testa ai ribelli. Sentilo come. Batman non è d'accordo con Brainiac, ma finì se questi due si... Non lo so, un po'. Stanno dando di santa ragione laggiù, eh? Meglio lei che noi. Chi pensate saranno i prossimi se Wonder Woman non lo batterà? Comunque, siamo noi. Superman scatenato è davvero uno spettacolo incredibile. Scatenato di noi! Sì, che io non vorrei vedere, sinceramente. Wonder Woman per le strade e per i cieli della città. È appena...
Ormai ti preoccupare, mo' arriva pure per te, Lois. Non ti preoccupare. Non ho idea di come sia cominciata, ma Wonder Woman ha provato a portare la lotta lontano dai civili. Vedo nemici sui tetti. E questo veicolo non è fatto per il combattimento. Arrivo. Liberatemi la strada. Non te la liberiamo. Che succede a questi segnali istanti? Sicuro, proseguite e occupatevi dei nemici. Non fatemi insistere. Eccoci tranquilla. Riusciamo a fare tutto. Guarda qua come sghida. Come sghida la cosa, come sghida. Ah, ragazzi, sto fucile, ti dico, non male, però. Certo che sì. Con l'arma pesante. Più che altro il mio Shark è proprio costruito con una build per le armi pesanti. Quindi, insomma, non c'ho molto da spartire con queste armi. Però, ragazzi, mi piace a livello di storyline come hanno inserito il fatto che Wonder Woman non c'è, no? Effettivamente noi spero che Wonder Woman non dovremmo farla fuori. Ma in generale, cioè, c'ha un valore a livello di coerenza di storia. Cioè, vedete come è fatto bene. Cazzo, sì! Ora voglio un sottomarino per bombare la gente! Quello è un sottomarino. Cioè, quello vi fa andare sott'acqua. Sott'acqua sembrano più belli! Squalo, ora non c'è tempo per spiegarti l'umano eccesso. Alcuni di loro hanno bisogno di un medico. È in caos. Wonder Woman fa del suo meglio, ma Superman distruggerà tutta la città per ucciderla. Sopravvissuti, se potete, raggiungete i rifugi sotterranei. Ma dai, Waller! Vabbè, ma con piede solo come poteva finire? Guarda che c'ha Wonder Woman legata lì. Dobbiamo entrare nel santuario. Ora. Cavolo.
farlo, squalo. È Superman. Ti farai il culo. Lei è dei nostri. No. M'hai tolto Superman, m'hai tolto. Mi dispiace, Kal-El. No. Ragazzi, ma è un disastro. In pochi minuti abbiamo perso Lanterna e forse Superman. Sicuramente Wonder Woman. Avrebbe dovuto... Non cercare di parlare. Avrebbe dovuto ucciderlo. Si riprenderà. State pronti. Su, aiutami, squalo. Ci sono medici dentro. Pensavo che voi quattro non foste in grado di fare nulla. Spero di sbagliarmi. Probabilmente sarà solo svenuta, non è vero? Il suo cuore ha smesso di battere. Sei morta come hai vissuto. Una figa spaziale che non ha voluto ascoltarci. E ora che si fa? Task Force 6, entrate! È rimasto solo Batman adesso. Un Superman che secondo me, ragazzi, sarà molto molto debilitato, quasi distrutto. Penso che se c'è un momento per far fuori Superman è questo. Doveva ucciderlo. Già. E invece no. No. Senza Wonder Woman, niente gli impedirà di curarsi e tornare. E allora sarà davvero la fine. Beh, forse no. Forse no. Hai forse qualcosa da aggiungere? Sì. Sono... dirette conseguenze della corruzione. Voglio dire che le conseguenze, sì, le conseguenze della corruzione.
hanno creato dei cambiamenti in Superman, nel suo DNA. Scommetto che hanno causato dei cambiamenti in Superman, nel suo DNA. Sì, insomma, ossa, roba così. Questi cambiamenti hanno interessato tutta la Justice League. Forse storie simili sono successe al resto della Justice League, no? Se potessi avere dei campioni, per esempio del Batman del vostro mondo. Se potessimo mettere le mani tipo su Batman, ancora vivo, potrei sviluppare un ammazza Superman. Potremmo buttare giù un coso ammazza Superman. Tutto quello che dovete fare è portarmi qui Batman. Portatemi qui Batman! No, aspetta, no, è fuori di testa, non facciamolo! Direttrice, non vorrà di certo crederci. Ok. E come diavolo pensate di poter trovare e portare qui così facilmente l'uomo più pericoloso al mondo? E che ne so? È Batman quello che trova te. Sapete? Come quella volta che ci ha pestati e poi si è preso Flash. Ora sarà imboscato in una delle sue batcaverne. Se è qualcosa nella Terra, posso trovarlo. Oh, ma Harley e i suoi amici devono aiutarmi. Se troverete il nascondiglio, non entrerete senza la firma biometrica di Batman. O la Batmobile. Batmobile. Scusate. Dicevo, io ho una Batmobile. E da quando? Qua, soldatino. Il più bel pezzo di ingegneria meccanica mai realizzato. Direttrice? Avete degli ordini, Task Force 6. Degli ordini di Boomerang. Che Dio ci aiuti. Già. Trovate Caverna e Pipistrello. Portatelo alla sala della giustizia. In bocca al lupo. Vivo. Coraggio, Aisley. Su, andiamo. Sai che io pensavo invece che... avete del lavoro da fare. Che Batman sarebbe stato l'ultimo? Non so perché, anche se... oggettivamente Superman è più forte. Quando dovessi parlare di nuovo a uno di questi cosi, sparami. Sì, lo farò. Beh, ragazzi, è stato incredibile. Io e Pingu abbiamo finito di imbottire le vostre granate con tutto finalmente il potere delle mie alterazioni. Non si possono più fare come una volta. È contro la legge. Ora potete diffondere tossine ovunque anche senza Daphne e le mie aiutanti. Fatelo. E lo faremo sicuramente, ragazzi, che per davvero... Allora, credo che sarà stata una puntata XXL, allora a sto punto non mi fermerò, perché sarà iniziata un'altra puntata. Raga, qua vedete, adesso pure la mappa è cambiata, perché vedete, c'è polvere ovunque, è caduta la polvere della bomba nucleare, è stata esplosa da noi stessi. In realtà, abbiamo due missioni nuove, no, una missione solo nuova di Gizmo, del giocattolaio. Vabbè. Quindi se non ti sta bene, prenditela con lei. Cavolacci, ragazzi, però neanche il tempo di riprenderci. L'ex Luthor per avere a cuore gli interessi della Terra. Cioè, neanche il tempo di riprenderci da un misfatto, da... La Lanterna Verde, che comunque, ragazzi, cioè, abbiamo battuto Lanterna Verde. Il bersaglio Wonder Woman è stato neutralizzato. Sarebbe stata una seguace esemplare, Brainiac. Continuare con lo schieramento di unità pesanti per mettere in ginocchio la resistenza. Senti, Batman, ti posso dire la verità. State fallendo su tutto. Amanda Waller vi manderà ad affrontare me prima del ritorno di Superman. È una scelta tattica sensata per delle risorse sacrificabili. Non temete, il vostro sacrificio è assicurato. Task Force 6, questa non sarà la solita missione di protezione. L'area è un pezzo di Terra 2, teletrasportata da Brainiac. Ah. Il suolo di Terra 2 è ricco e strano.
permetterà alla mia pianta di crescere quanto basta per trovare la vostra stupida batcaverna. Ottimo, ottimo. Porca miseria, ragazzi, è vero, guardate. Questa è proprio Terra 2. Vabbè. Brainiac, abbiamo... me lo potevi dire prima, no? Gli sono cascato addosso. Neutralizziamo le difese prima che la dea pianta possa agire. Aiutiamola a mettere radici solide nel terreno. Beh, sarà una di quelle missioni tutte uguali, raga. La bambina sta organizzando qualcosa. Eh sì, ragazzi, è quella missione. Cioè, praticamente dobbiamo far sbocciare le piante, che sono le stesse missioni. I nostri nemici minacciano un germoglio. Sì, che facciamo quando devo andare a sbloccare le alterazioni. Vai, tutti avvelenati qui. Ah no, aspetta, no, quando sono avvelenati stanno sotto il mio controllo. Però vabbè, non ha senso perché... cioè, devo prima sconfiggerli per poi liberarmi la strada. Vedete? Esatto, vedete, uccisi tutti, posso abilitare il pocciolo. Poison Ivy era solo erba cattiva. Strappatela alle radici. Qui non ci sto a capire niente, ragazzi. In teoria loro, vedete, adesso stanno con me, quindi battevano al mio fianco. Sta abbastanza easy in realtà. Ehi, Flower Power! Che hai fatto laggiù? Quando Brainiac sarà mio, la pagherà. Avvelenerò il suo sangue e lo guarderò bruciare da dentro. Tesoro, ora ci servi concentrata per riuscire a trovare quella batcaverna. Poi noi ti aiutiamo con Brainiac e le tue radici, ok? Lo giuri? Lo giuro. Sulle nostre quattro vite. Le mie piante hanno trovato diverse caverne umane a Metropolis, ma solo alcune combaciano con i dati di Hack. Posso distruggere le altre? Magari dopo, ciccina. Ora abbiamo bisogno di entrarci. Gizmo, dov'è la nostra Batmobile? Arriva! Ah, raga, con la Batmobile è qualcosa di clamoroso. Ah, ma no. Aspetta. Ecco, quando è sta qui, merda. Cazzo è questa? Il sogno di tutti i bambini. Piace anche al gerbillo. Ci hai mentito? Beh, ma è un gerbillo. Chissà che cosa pensa. Ci hai promesso una Batmobile, non una Batmerda. Batmerda? Questa bimba è equipaggiata con mascheratori Waintech. Tutte le invenzioni di Bruce Wayne penseranno che questa meraviglia sia la Batmobile. Avete capito? Con sto gran cazzo che ci entro. A voi quattro è vietato l'accesso comunque. Ci vedremo al punto indicato da Pollice Verde. Rattenete le orde urlanti, io farò un po' di scavi digitali e il gioco è fatto. Ma noi non stiamo giocando. Posso decidere io il gioco? Io me ne vado. Olè. Vabbè, è stata molto veloce, ragazzi. La missione era la solita, quindi... non so che avete fatto. Più che altro sto giocando un sacco e c'ho il cervello fuso. Dobbiamo parlare di Superman, ma credo che a sto punto il nostro prossimo obiettivo è Batman. Ma io pensavo fosse l'ultimo, devo dire la verità. Altra roba leggendaria, che è, mi pare, il minimo. Fantastico. Ne avevo letto da qualche parte. La nostra prossima grande missione la scopriremo nella prossima puntata, ragazzi. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.